Certamente, comunque è sempre un punto che ci portiamo a casa per il nostro percorso da qui alla fine. Comunque ancora non abbiamo perso comunque da questa, penso, l'ottavo risultato utile consecutivo. E siamo stati bravi a riprendere una partita che comunque dopo il gol preso, rimasti in 10, si era un po' complicata, abbiamo avuto tante occasioni, c'è da fare comunque i complimenti anche all'altro portiere, ha fatto degli interventi molto difficili, è stato molto bravo. Penso che abbiamo reagito la squadra come si è visto anche molte volte durante quest'anno. Niente, ci portiamo questo punto a casa, pensiamo già alla prossima contro il Tiferno e poi San Donato per chiudere una bella settimana. Ma guarda, sinceramente che vorranno abbia vinto, ok, va bene, facciamo i complimenti. Ti dico solo che noi stiamo pensando partita per partita a noi poi si vedranno alla fine come dove arriveremo, piazzati in classifica. Per vincere questa partita è mancato, ma penso magari un po' più di cattiveria, soprattutto nel primo tempo, dove comunque anche loro hanno avuto un paio di occasioni. Per il resto, niente, secondo me abbiamo fatto una buona partita. Comunque arriviamo sempre da una settimana di pausa, quindi anche aver perso magari una giornata per continuare il passo positivo in cui avevamo magari ci ha causato qualcosa, però penso che abbiamo fatto una bella partita comunque. C'è rammarico perché oggi volevamo a tutti i costi 3 punti, ma per come si era messa la partita ci teniamo sul punto stretto e per fortuna si gioca mercoledì, quindi abbiamo subito una partita da affrontare e di cercare di portare i 3 punti a casa perché per noi sono fondamentali per il proseguo del campionato. Ma guarda, sono episodi che ci vengono un po' a sfavore, però per quanto mi riguarda io ero lì in campo e secondo me non era un fallo per come l'abbia visto l'arbitro, però va bene così, dobbiamo anche accettare queste cose che ci possano dare, diciamo che ci possano dare un po' di destabilità, però noi siamo forti dentro lo spogliatoio. E restiamo uniti e pensiamo alla partita di mercoledì con il Tiferno.